signori e signori, Max Pezzali. Buongiorno a tutti, buongiorno a Katia, buongiorno Alvin e buongiorno agli ascoltatori e chi ci guarda. Oh, che bello. Allora, dobbiamo potrebbe sostituire Lilli. Ah, sì, no, ma io ne sarei orgoglioso, sarebbe un onore. Allora, abbiamo poco tempo, ma un sacco di cose da dire e da fare. Allora, abbiamo ascoltato Hanno ucciso l'uomo ragno, Max. Sì. Che è un clamoroso errore, in modo particolare un drink raccontato. Assolutamente. Nel libro si racconta di questo errore, che non è solo un errore di stampa, è proprio un errore concettuale, ma che racconta di altro. Ossia, viene citato pieni di whisky e margaritas, con la D, nella canzone cantato con la D. In realtà, il drink si chiama, cioè il cocktail. Si chiama Margarita, perché è Margarita, Margarita, cabron. Perché, da dove deriva questo fatto? E perché è fondamentale raccontare dell'errore? Deriva dal fatto che la nostra conoscenza a quei tempi delle cose, delle cose esotiche, ciò che arrivava da fuori, era molto limitata. Non c'era ancora il cosmopolitismo di adesso in provincia. Quindi per noi uno aveva sentito pronunciare in un film americano: ehi, versami un margarita. Cioè, allora è con la D. Ecco, sì, perché lo doppiavano anche sbagliato. Perché, la pronuncia non lo sapevano neanche loro. Esatto, no? La pronuncia americana, la T la rende tecnicamente una D, margarita. Non è che come adesso che puoi andare a googolare e vedere su, all'epoca no, quello o era. O che c'è il famoso, perché adesso per fare i fighi tu vai, cerchi anche su YouTube, tipo, non lo so, margarita pronunciation. c'è uno che dice margarita. Esatto. Margarita. E te lo dice. Invece quello, noi pensavamo che fosse margarita con la D, invece era con la T. Adesso hai anche l'opzione inglese britannico. Margarita. Margarita. Sì, è tutta una roba. Queste cose. Is my might. Queste cose un po' Peaky Blind. Esatto. No? Oh yeah. No, adesso senza diciamo entrare in un delirio, però era per dire che alla fine tutto il nostro mondo era molto limitato, era molto stretto, specialmente per chi viveva in provincia. Quindi dovevi cercare un po' tu di unire i puntini. Sì, esatto. Non avevi una visione cosmopolita, che adesso invece è facile. E noi in queste due ore cercheremo di rituffarci proprio in quella visione. Noi siamo tutti di provincia, tra l'altro, Katia, sì, certo, io, te, certo, eccetera. Quindi capiamo bene questo. Ce ne saranno tanti di amici in provincia. E i REM nella tua storia invece come si collocano? I REM io li ho sempre visti come una. I REM li avevo ereditati dagli anni Ottanta, no? Io mi ricordo l'epoca dei REM, che credo che negli anni Ottanta uscissero con la IRS, con la quella che si chiamava Illegal Records Syndicate, che poi si chiamava, poi hanno cambiato nome, che era l'etichetta del fratello di Stan Ridge, Stuart Max, mi sorprendi, era l'etichetta del fratello che Miles Copeland, che era il fratello di Stuart Copeland dei Police, no? Sì. Quindi che era un'etichetta considerata super cool negli anni 80, perché ha lanciato un sacco di cose, i Wall of Voodoo, un sacco di cose, e credo che loro, quindi io li amavo particolarmente perché arrivavano dallo stesso vivaio che secondo me aveva partorito alcune delle cose più belle degli anni Ottanta. E questa mi dicevi prima che poteva tranquillamente essere una delle più belle canzoni degli anni 90. In assoluto considerata da qualsiasi guida, da qualsiasi classifica, da qualsiasi esperto, una delle più grandi canzoni degli anni 90. Okay. Ma per me è stato i 5 anni di liceo, la colonna sonora. Certo, qui, certo. Che ho fatto negli anni 90, quindi è stato solo questa. Che si cantava e si ballava anche questa canzone. Sì, bellissima. A proposito di ballo, nel libro, ovviamente, Max 90 è raccontata tutta la fantastica gente della notte, no? Sì. Delle discoteche, dei disco pub addirittura. Assolutamente. Ecco, siccome abbiamo poco tempo adesso, dopo abbiamo un'altra canzone che alla quale, insomma, per la quale spenderemo un po' di parole, ma anche questa, secondo me, Hathaway, What is Love? Sì. Rings a bell. È la cosa più bella del mondo. Per me, Hathaway, What is Love, 1993, mamma, il Festival Bar, che peraltro ho vinto, senza accorgermene, tra l'altro. E c'è nel libro un aneddoto di quando ti presenti al Festival Bar, dove ti sentivi un po' fuori luogo, no? Ma sì, completamente fuori luogo. E dato che recentemente è capitato, no, che mi dicesse: sai che sono andato a vedere su YouTube la presentazione, cioè come vi hanno premiato al Festival Bar? Quella, non ci hanno premiato, cioè praticamente ringraziamo
Diciamo la città di cosa nella persona di polemica del povero Vittorio Salvetti, certo, contro Verona che non gli aveva dato l'arena per la finale. Noi lì col premio, praticamente è finito il tempo e via. E via, cioè, giuro. Allora ti premiamo noi adesso, guarda Max. Mentre ci raccontava di come cercava di infilare il premio vinto al Festival Bar in, sì, quell'occasione. Perché appunto a coronare la splendida serata, la vittoria del Festival Bar di quell'occasione in cui appunto What Is Love di Hathaway era lo stacchetto, quindi non ci hanno cagato sul palco tutto a posto. Saluti a tutti, ringraziamo tutti, tranne, cioè, noi col premio in mano che pesava una cifra ed era tipo una scultura di quelle lì un po' strane, con i bordi molto taglienti, enorme, pesantissimo, certo. Quindi noi lo portiamo in hotel, eravamo io e Mauro in macchina da soli, perché non è che ci fosse sta gran logistica, sì, andiamo a prendere, esatto, l'artista. No, avevamo detto, la mia Golf era il veicolo. Tutti avevamo l'artista. La Golf negli anni 90, sì, esatto. Chi non aveva la Golf? Allora praticamente, quindi per me il problema la mattina c'era hotel, parcheggio dell'hotel interno, ringhiera, tutta la gente fuori, gli 883, e io e Mauro tira giù il sedile di dietro della, per far stare il premio, perché essendo così affilato rigava tutta la mocchettina dentro del bagagliaio. Che meraviglia. Oggi, aspetta, ricordiamo che oggi è il 28 aprile 2021, Max, una data, quindi, che, cioè, in una giornata come questa, questo ha un significato incredibile, perché sono 2 anni di matrimonio. Di, sì, matrimonio, sì. Auguri Max! Auguri Max! Grazie, una cosa infinite, stupenda, grazie, bene. Grazie infinite. No, è stato bello perché ieri c'è stato un momento in cui, perché io poi... Aspetta, scusa, perché mi dicono che c'è un'ascoltatrice che forse ti vuole fare gli auguri. Pronto? Pronto? Eccola. Auguri, amore mio! Congratulazioni per questi 2 anni bellissimi. Congratulazioni per il tuo essere molto tamarra, abbastanza da telefonare in diretta. Scusate. È colpa mia. Conosco Debora e so che non è tamarra, no, per niente. Però sai quelle cose. Esatto. Purtroppo, quindi, vorrei essere un po' tamarra a volte. Invece non ce la fai, vedi, ecco. No, grazie. Non ce la faccio perché amerei di più tutto il mondo di mio marito se fossi tamarra, invece no. Quindi vuol dire che lo zarro sono io, vabbè, comunque parliamo dopo. Però peraltro il nostro matrimonio, Max, ha messo una colonna sonora bellissima, sì, una playlist, appunto, cosa vuol dire, sì, esatto, hanno appunto gli anni 90, sì. Volevo ringraziare, no, io l'ho fatta, guarda che forse eri al matrimonio di qualcun altro, perché era tutta roba degli anni 70 e un pochino 80, attenzione, era tutto yacht rock. Io se quella compilation lì la pubblico, cioè se quella playlist lì la pubblico a 100 miliardi di visualizzazioni, sì, vero. E allora, sì, prima o poi magari ci lavoreremo. Ve la giro. Voglio dirvi una cosa, è colpa mia tutto questo, in realtà ieri sera mi è venuto in mente, ho detto, Debora, scusa, sono 2 anni, me l'aveva detto ieri mattina, a questo punto se ti va un vocale, una chiamata, e mi fa, ma davvero sei sicuro? Ho detto, ma sì, ma proviamoci. Anche perché in realtà io sono un po' timida. Anche non è assolutamente questa era una cavolata. Non è vero, Debora, che sei timida. Loro sono. Katia, mi manchi tantissimo. Anche tu. Dirlo. Ma poi ci vedremo. Di sì, poi ho magari chiamala anche, eventualmente. Cioè, avendo Katia il numero. Chiama. Loro sono Sandra e Raimondo, ve lo posso, sì, dire. Nei vocali che, sì, mi mandano, io faccio delle risate pazzesche. Quindi, complimenti e auguri. Stiamo aspettando qualcuno che ci faccia fare una sitcom. Sì, magari dopo. Però... No! Mi stai appesantendo il tempo radiofonico. Cioè, nel senso, stiamo uscendo dal. Cioè, in questo momento hanno cambiato stazione. È il momento di Max adesso. Grazie ragazzi, ciao, voglio bene, ci vediamo dopo, ciao, auguri, ciao. Ok, a dopo, sì, tienimi il sushi di pranzo, va bene, ciao. Volevo dire una cosa sul libro, su questo libro meraviglioso che sto per inquadrare, Max 90, che per noi della nostra generazione, parlo sempre ovviamente per chi ha vissuto gli anni 90, solo leggendo i titoli dei capitoli va, sì, indietro. Sì, c'è un flashback. C'è proprio un rimando immediatamente alla situazione, al momento, alla moda, a tutto, cioè anche allo slang nostro, se vogliamo, no, di quegli anni. Sì, 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 sì. Anche perché credo, essendo provinciali, abbiamo in comune questa voglia di arrivare nella grande città, sì, no? Assolutamente. Credo che una delle chiavi proprio di interpretazione sia quella, cioè chi era provinciale in quegli anni lo era realmente perché non aveva accesso alle stesse informazioni, cioè non c'era la rete fino a un certo
punto, esatto. Quindi dovevi un po' immaginare il tutto e il sentirsi un po' inadeguati, cioè tu arrivavi a Milano da Pavia, si vedeva che eri uno di fuori, certo, al di là della targa PV che comunque ti però cioè, eri vestito come un milanese di tre anni prima, anche l'abbigliamento sì. Dopo noi eravamo indifferita, eravamo indifferita, quindi anche nei locali, sì, questo qua sarà o di Pavia o di Varese, il provincialotto, certo. Eri un po' considerato e quindi questo ti faceva venire voglia di probabilmente dimostrare di riscatto, di dimostrare di essere all'altezza, esatto, no? Va bene, poi Max Pezzali ovviamente è riuscito a diventare la grande. No, ed è stato un faro per tutti coloro della mia generazione che sono insomma di qualche anno dopo, in realtà, che hanno vissuto tutte le tue canzoni come faro, cioè quella era la vita che bisognava avere, quindi avevamo anche noi il bar, il ritrovo nella piazzetta, avevamo tutti i racconti che tu fornivi, che ci sono stati insomma d'aiuto, esatto, e ci hanno guidato. Allora, ancora un'oretta e venti più o meno su R101, dove stiamo facendo questo viaggio musicale meraviglioso con una descrizione minuziosissima dei particolari, non solo degli oggetti degli anni 80, ma 90. Anche 90, delle situazioni che abbiamo vissuto. Sì. Guardate questi CD qua, sono del nostro direttore Daniele Tognacca. Grandissimo Daniele, noi ci conosciamo veramente da 30 anni veri. Ho sbagliato a dire sono del direttore, erano del direttore Daniele Tognacca. No, ti ammazza, sei fuori da R101. è finito. Allora, no, io volevo dire, scusami, una cosa, un aneddoto su North Sud-Ovest Est, all'esame di quinta, quando andavo a scuola negli anni 90, tra tutte le materie anche educazione fisica, dovevi fare l'esame anche di educazione fisica e io ho fatto una coreografia ideata da me. Ma che meraviglia! Scritta da me con North Sud-Ovest Est. Ho preso 10 che mi ha alzato tutte le altre medie. Dai, grande, no, sono contento di avere comunque anche indirettamente partecipato al tuo successo. Ma ecco, ma la coreografia era quella che faceva Mauro? Assolutamente. Quel pezzettino lì, North Sud-Ovest Est. Esatto. Sono uscita con 48 sessantesimi, con la media dell'8, probabilmente. No. Grazie a Max Pezzali, gli 883. E alla tua coreografia, ci ovviamente. Perché ce la stiamo già immaginando. Mauro Repetto, come sta? Lui molto bene, tra l'altro fa una delle due prefazioni, diciamo, del libro, ha scritto il PS, diciamo, che è molto bello e poi lui è bravissimo a scrivere e lui sta bene, vive a Parigi e stavamo preparando insieme una sorta di ritorno in occasione insomma dei concerti di San Siro che avremmo dovuto fare già nel 2020, poi spostati a 2021, poi adesso spostati a quando ci danno lo stadio a tutti noi della musica, diciamo, però volevamo fare una sorpresa ai fan, comunque chi c'era negli anni 90, e quindi ripresentarci sul palco insieme, però facendo delle cose, cioè non solo con l'ospitata, ecco, proprio facendo delle cose insieme, concepite insieme. Beh, non vediamo l'ora. Speriamo possa succedere presto. Allora, North Sud-Ovest Est, mito americano importantissimo negli anni 90, no? Certo, perché era ancora l'America mitologica, si usciva dall'America reaganiana, no? Degli anni 80, quindi l'America un po' di Rambo, del superomismo americano, e si entrava invece in un'America più comprensibile, più aperta, più inclusiva, quella appunto dell'epoca clintoniana, no? E quindi anche le serie TV, c'era un mondo di America immaginaria che ancora era molto forte, c'era appunto il mito dei motori americani, delle Reebok, c'era tutto il mondo come si chiamava, Baywatch, no? Quindi ci immaginavamo questa California con i costumi arancioni, esatto. Tutto questo mondo qua. E quando si andava là in quegli anni sembrava di essere in un film, adesso la sensazione è minore, credo, anche perché si è un po' uniformato anche tutto per la il facilità mondo. Con cui oggi puoi andare in America, cioè oggi veramente 200 euro vai e torni, esatto, all'epoca l'America era irraggiungibile, ti regalavano un viaggio in America, era veramente per la regalare vita. Uno stipendio, assolutamente, no? Certo, vedendo questo video dei New Radicals, Max, ci dicevi delle mall, no? Del mall, dello shopping mall, del centro commerciale che di fatto in quegli anni lì, negli anni 90, cominciavano ad apparire nelle varie città, sai, prima c'erano solo quelli grossi e comunque non avevano quella struttura lì all'americana con la food court, no? Cioè con la piazzetta dei ristoranti, le cose. Adesso forse sono molto più simili, e come succedeva già allora in America, la gente li usa per fare come punto d'incontro, anche per fare le vasche, non necessariamente sono diventati un centro di aggregazione. Poi
Se vogliamo dire che sia positivo o negativo, vabbè, è tutto un altro discorso. Però le vasche, di fatto. Le vasche è un altro di quel mondo. Sì. Certo. Che vogliamo analizzare, aprire le questa vasche, parentesi. Allora, io vivevo in una città di provincia, appunto Pavia, che ha la classica struttura da accampamento romano, quindi col cardo e il decumano, no? Cioè, sì, due strade ad angolo retto che si incontrano adesso nel centro del villaggio. Quindi il sabato pomeriggio soprattutto era la domenica un po' più tardi, ma il sabato era proprio il giorno, ragazzi, pronti, dovevi vestirti da Dio perché era il momento, era spilata, il tuo showroom, no? Cioè, esatto, il tuo showcase. Allora partivi con gli amici, andavi, attraversavi, e serviva non solo per farsi vedere e per vedere, perché c'erano le ragazze delle altre comitive, quelli però capivi anche la complicatissima geopolitica, no? Cioè tipo quella, hai visto la tizia? Dico sì, adesso va in giro con l'amica, quindi non è in giro col fidanzato, dai, forse si è liberata, dai, spionaggio proprio. Però forse sì. E ti dicevano, no, Alba, avete visto? No, non c'ero, perché io ero entrato in un negozio, ma che sfiga. E poi salta fuori l'altro che dice no, ma è passata col ciao, l'altra l'ha preso su uno, l'ha preso su uno, ma porco Giuda, allora era un lavoro di spionaggio ad altissimo livello. Però emergevano le emozioni, quelle emozioni vere che ti fanno un po' brillare la pancia. Verissimo. Che invece adesso basta andare su Instagram e vedi che quella si è messa con quello, basta, ciao, non la seguo più. Stato, com'è il suo stato? Basta, single, vabbè. Una cosa che mi ha colpito molto di quegli anni lì, ovviamente, che vivevamo, era la ricerca smodata appunto dell'anima non gemella, ma comunque conquistare. Sì. Ma nello stesso tempo un po' il ripudio per quello che avrebbe potuto generare, cioè il matrimonio. Certo. E andare in giro con l'autoradio in mano. Esatto. Tristissimi, no? Certo, ma perché da un lato c'era il bisogno d'amore, cioè il bisogno di condividere con qualcuno, ma la paura di entrare nello stereotipo, no? Esatto. Stereo non per lo stereo dell'autoradio, ma stereotipo. Per cui si cercava l'amore puro e non l'amore codificato dei genitori e dei nonni. Ecco, l'idea era questa. Poi alla fine avremmo scoperto che, insomma, era tutto diverso. Però adesso... una cosa che ci accomunava, ne abbiamo parlato anche prima di entrare, era la fatica che noi della nostra generazione facevamo nel conquistare le cose. E abbiamo tutti figli della stessa età, perché certo, mia figlia ha 11 anni, i vostri figli 12. Esatto. Quindi loro invece fanno meno fatica. Meno fatica. E forse sono si godono le cose in modo diverso da noi. Sì, perché quando sono più facili probabilmente dai meno valore. Noi invece eravamo dovevi imparare a comunicare con l'altro sesso in maniera con tutto, fare delle frasi pazzesche, le cose. Oggi, ciao, sì, tutto a posto. Sì, è vero. Oggi mi ha messo il like, vuol dire che le piace. Esatto. È vero, esatto. Vero. La traccia numero 4, Come mai, canzone d'amore per eccellenza, per antonomasia, è entrata oramai tra i grandi classici italiani, che pensate Max Pezzali non avrebbe mai voluto pubblicare. Sì, perché sembra una stupida, però col senno di poi, però io al momento, secondo album, avevamo fatto il primo album che era tutto non me la mena con delle robe, si incazza delle cose gialli blu, io credevo di esprimere quella roba lì, di voler esprimere quella roba lì. Arriva il secondo album e abbiamo pronto questo Come mai, che io un po' i pezzi d'amore dicevo, porco Giuda, è sempre una roba che ti devi esporre un po' troppo, devi esporre un po' troppo di te stessa, dai un'impressione troppo sdolcinata che poi chi ha ascoltato le altre tue cose dice ma allora sei un cretino. Mm-hmm. Cioè se certo. Nella mia mentalità dell'epoca ho detto no, io non lo voglio nell'album questa canzone, non la voglio, vado da Claudio Cecchetto cioè proprio sono andato in ufficio da lui, che sai che di solito uno dice devi essere molto convinto delle tue opinioni, no? Per fare un gesto del genere. Sì. Claudio, volevo dirti una cosa, tra l'altro c'era anche Mauro che non diceva niente però, no? Cioè io credo veramente che sia un grosso errore mettere questo pezzo nell'album, e lui serio ma normale, come se fosse ma non ti preoccupare, ti garantisco che se l'album dovesse andar male per colpa di questa canzone me ne assumo io le responsabilità. Serio, me l'ha detto. Vabbè, allora se la responsabilità è la tua, mi sono girato e sono uscito. Ti ha messo all'angolo. M'ha messo all'angolo e credo che lui pensasse ma questo è un cretino, no? Perché però mi ha secondato, è stato bravo perché mi ha secondato, guarda, mi assumo io la responsabilità. Certo, se va certo. Male per colpa di questa canzone, se qualcuno ti dice
l'album mi ha fatto schifo per come mai, allora mi assumo io la responsabilità. Certo. In realtà è quella che mi ha permesso di arrivare al grande pubblico, di chiunque. Quell'urlo di disperazione, come mai, sì. ma ha urlato, cioè cantato, urlato così. Arrivava pazzesco, arrivava di pancia. Era proprio di pancia, pancia. Bene, salutiamo Claudio Cecchetto, esatto. Ovviamente e come contraltare invece alla musica d'amore, no? In quegli anni, negli anni 90 è stata proprio l'esploit della musica dance. Dicevamo prima che disco pub poi sono durati pochissimo, in realtà però la discoteca era... La discoteca era il luogo, perché eravamo prima della nascita dell'EDM, della IDM, insomma di tutta la parte colta, diciamo così, dell'elettronica. Ed era più la discoteca era un posto più maranza, più tamarro, no? Cioè alla fine l'idea, cioè sì, ci sono poi sono nati dei grandissimi club negli anni 90, Cocorico, cioè di musica elettronica vera, Cocorico, il Go a Roma, però già verso la fine, no? Però all'inizio la discoteca, il grosso, la discoteca di provincia era proprio unza unza, certo. Cioè nel senso tu andavi e c'erano spesso ma tipo che mettevano le canzoni, appunto c'era come mai versione remixavano, ti remixavano anche se lo stavi attento, ti remixavano la felpa, le mutande, no? Perché remixavano tutto, perché tutto si metteva e era il luogo in cui ci si corteggiava, si cercava il contatto, eccetera, ed era forse una discoteca intesa più in maniera più genuina rispetto era oggi, la discoteca, no? Era il luogo in cui Katia Follesa nel 1995 a Bellaria ha vinto Miss Seno in maglietta bagnata. Ma pensa te, tra l'altro conoscersi in discoteca in quel periodo voleva dire ciao, bevi qualcosa? Era un po' quella roba lì, perché... Assolutamente. Per esempio nel disco, cioè scusami, nel libro, vedi, qui c'è tutta la racconto di una cosa che mi ha sempre fatto paura, cioè le luci che c'erano nelle discoteche in quei periodi, no? Perché prima che si capisse che c'erano anche correlazioni con patologie, eccetera, c'erano o le luci stroboscopiche o la luce, quella di CSI. Praticamente, cioè quella tu arrivavi al bar, quella viola che ti faceva vedere tutta la forfora sopra. Cioè io avevo il problema. Le capsule dei denti. Le capsule dei denti, tu capivi. Bravissima. E io dico, ma con che cacchio di criterio una persona sana di me, perché poi tu, allora ad esempio il gin tonic diventava tipo blu cobalto, sì, no? Sì, cioè, sì, aveva sì, una, perché non so se fosse il gin o l'acqua tonica che prendeva questo colore, cioè ma com'è possibile? Quindi dovevi evitare quelle luci lì, perché qualsiasi piccolo difetto era anche nel lavaggio esasperato. Allora questa è R101 con Alvin e Katia, Max Pezzali ospite, abbiamo un nostro amico che racconta le cose da un punto di vista molto interessante, si chiama Fran Gramuglia, e gli abbiamo chiesto appunto cosa ne pensava degli anni 90, eccolo. Degli anni 90 mi ricordo che a scuola le materie si dividevano in due grandi categorie, quella delle materie troppo difficili che quindi non potevano essere studiate, quella delle materie troppo facili che quindi non necessitavano di essere studiate. Mi ricordo di mio padre che mi faceva montare un sacco di sorprese dell'ovetto di cioccolato nella speranza di farmi diventare un ingegnere, e invece ora sono disoccupato e al posto di diventare un ingegnere sono diventato solo un po' sovrappeso. E mi ricordo di mia madre che quando dovevamo mangiare mi gridava sempre pronto e pronto e pronto, ma io ci andavo sempre almeno alla terza volta che lo diceva, perché avevo capito che le prime due erano evidenti trappole per farmi apparecchiare. Ma i ricordi più belli che ho degli anni 90 sono le canzoni di Max Pezzali e l'assenza del mal di schiena. Meraviglioso. La descrizione di è pronto e pronto. È pronto e pronto, che erano chiaramente una trappola, perché era, cioè, le prime due erano proprio meraviglioso, descrizione meravigliosa. Gridato ovviamente, a tavola! Però esatto. gridatissimo. E spesso dal balcone. Dal anche, balcone, perché... ma poi allora tutti assieme, quando io mi ricordo, poi io ero piccolo negli anni 80, proprio si giocava in cortile spaccandosi tutti, rovinandosi per terra, zero tutela dei minori. E a un certo punto tutti, vedevi tra le 7 e le 8, è pronto! E dalla voce della mamma, vado, perché avevi pochi secondi. Era... La riconoscevi? La riconoscevi, perché le mamme non erano umane, erano degli altoparlanti. Esatto. Un altro vocale, vai. Grande Max, ma per noi amici di Radio 101 ce lo dice la fine chi l'ha ucciso l'uomo ragno? Ciao, forza Inter. No, ecco qua, non qua. No, lo so. No, io sull'ultima parte appunto c'era, sapendo che sono persone che... Vedi i colori di R101, esatto, no? I colori dicono, parlano chiaro, però l'uomo ragno fortunatamente vivo e lotta insieme a noi, e visto che ha anche fatto
dei bei film è ritornato anche nella cinematografia, quindi speriamo. Ma paradossalmente, quando ne hai parlato tu, l'Uomo Ragno era nessuno, no? E in quel periodo là sì, aveva il momento di crisi più buia della sua storia, almeno in Italia, ma anche nel mondo. Era pubblicato un po' male, veniva. E io, appunto, parlandone tanto, insomma, in qualche modo spero di aver contribuito a renderlo nuovamente popolare in Italia. Questa ascoltatrice dice: grazie per questo viaggio di ricordi che ci state facendo vivere da 45 anni, che sono catapultata negli anni più belli che mai. Oh, mamma mia. Brava, grazie. Abbiamo ascoltato Sei un mito, vogliamo nominare, è pubblicità, però insomma è un oggetto che si appendeva allo specchietto della macchina, voglio dire. Certo, l'arbre magique. L'arbre magique. Che era un segno di, ossia, è stato un segno di igiene dentro la propria auto, perché, ossia, nella canzone, ma anche poi lo racconto nel libro, quando andavi a prendere una ragazza cercavi di dare il meglio di te, e qual era? Dice, fare bella impressione. Fare bella impressione, certo. Quindi, dato che ti devo fare entrare dentro la mia macchina, speravi, insomma, che allora cercavi di renderla il più pulita possibile. Tanto la lavavi. Esatto, intanto la lavavi, esatto. Che magari era da 18 mesi o anche di più che non vedeva un aspirapolvere, e poi cercavi di migliorare il migliorabile, quindi il cambio dei tappetini, perché i tappetini sono quelli che si rovinano di più, e negli autolavaggi, specie quelli di provincia, ci sono i tappetini universali che più o meno, sì, vanno bene dappertutto, costano un po' meno, ma comunque sembra una bella mocchettina. E poi l'arbre magique. Gli anni 90 sono quelli, cioè, che non, l'arbre magique non è una cosa degli anni 90, no, c'è da molto prima. Mm-hmm, mm-hmm. Ma negli anni 90 arriva l'incredibile fragranza che pensavamo facesse cadere ai piedi tutte le donne del mondo, ovvero l'alberello magico alla vaniglia. Vero, noi eravamo convinti, vero, che vero, quella cosa fosse di estrema classe, fosse una cosa strafina. Giallo. E appunto, tornando al discorso Franchino, di mm-hmm, cui parlavamo prima, ciao baby, era lui che me l'aveva consigliato, quello alla vaniglia. Guarda che questo, sei sicuro? Lui in macchina, allora, aveva un sacco di profumi, esatto, e prima spruzzava il profumo, dopo l'arbre magico spruzzava il profumo sui tappetini, esattamente. Quindi era la cura degli interni, e con l'alberello magico alla vaniglia eravamo convinti che fosse irresistibile il nostro fascino, invece poi non è stato così, anche perché ultimamente l'hanno cambiato il profumo, quindi non vorrei è un mix vaniglia e cannella vaniglia, sì, e arancio, quindi probabilmente sono cambiati i tempi, no? Però quella vaniglia là, me la ricordo ancora. Anch'io. Era proprio, ritengo che la mia macchina fosse meraviglioso, c'è un pre-nirvana e un post-nirvana, no? Vero. Calcoliamo che la forza, la potenza di questo gruppo è stato quello di arrivare dal nulla, da Seattle, e scalzare proprio Michael Jackson, che avevamo sentito prima, dal primo posto della classifica. Cioè, tu con Smells Like Teen Spirit, no? Cioè, riesci a cacciare il re del pop, è assurdo. Era una novità pazzesca. Era una novità. Perché il rock in quel momento lì soffriva un po', alla fine degli anni 80 era diventato lo hair rock, no? Che era quello dei cappelloni, dei Motley Crue, di tutta quella roba lì, un po' Death di Los Angeles, sì, un po' un tamarrismo los angelino, no? Però con suoni un po' di plastica, a soli fini a se stessi, donne, figo, però poca sensibilità. Arrivano loro, arriva lui e ricomincia a parlare di temi anche pesanti, di crisi esistenziali, di scavare dentro se stessi, robe un po' strane, e arriva suonando nella maniera, cioè lui non ha mai fatto una nota in più di quelle necessarie, certo, cioè, basico, tipo, proprio basico, cioè con le due corde libere, quella lì è la strofa, no? Della, certo. Quindi è la cosa più essenziale, più perfetta che si potesse immaginare, e lui è stato il simbolo della diciamo dello struggimento della generazione X, no? un genio assoluto. Purtroppo finito male, poi da lì è ripartito, sì, tutto un altro male, mondo. Secondo le varie teorie, ce n'è una appunto illustrata nel libro, che è quella del tassista di Roma, dovete non ve la raccontiamo, che è convinto che sia colpa di sua suocera. Ma dovete leggere il libro, perché c'è un aneddoto veramente divertente, e vi giuro che lui ne è convinto seriamente ancora oggi, probabilmente ancora oggi, va senza bene. Dubbio. Mi piaceva chiederti questa cosa, se c'è qualcosa che in modo particolare di tutte quelle che tu hai citato nel tuo libro e che hai vissuto degli anni 90 ti manca in questa società che stiamo vivendo oggi. Mi manca un po' l'ingenuità, ecco, diciamo, non è uno degli oggetti che c'ho, però è nel clima generale, mi piace l'essere ingenui come allora, che non vuol dire essere stupidi. L'ingenuità è ancora avere quell'ottimismo immotivato del non sapere abbastanza, sorprendersi, no? Sorprendersi, non avere ancora scoperto tutto. Oggi sappiamo tutto, abbiamo tutto in tempo reale, abbiamo accesso a un sacco di cose, però
ci stufiamo facilmente, veniamo colti da questo senso a volte un po' di già visto, di già vissuto. All'epoca no, era tutto nuovo, era tutta una scoperta, perché avevamo meno accesso. E quindi quell'ingenuità lì e quella capacità di sono stupirsi d'accordo, lì, io sono d'accordissimo con te. È vero, credo che faccia parte dell'evoluzione, non che nello sport stesso di cui tu sei grande fan, ci sono i laboratori, le analisi, il giocatore com'è, le percentuali, tutte quelle robe lì, quindi si cerca la di biomeccanica andare... portata dei livelli clamorosi, eccetera. E poi invece arrivi a un punto in cui la conoscenza supera l'emozione, no? E quindi è un po' triste. Bellissimo, bellissimo. Allora, l'ultimo disco che ci hai portato tu invece quest'oggi, annuncialo tu e raccontaci perché ce l'hai portato. L'ho portato perché degli anni 90 non possiamo dimenticare la Cool Britannia, no? Cioè il Regno Unito in quegli anni, con appunto Tony Blair, l'immagine positiva dopo gli anni della Thatcher, quindi c'erano le Spice Girls, c'erano le varie boy band in giro, ma c'era anche una delle band più, secondo me, fondamentali degli ultimi decenni, ovvero gli Oasis. Questa canzone in particolare l'ho scelta perché è uno qualunque, cioè Paul McCartney, no? Ha detto di questa canzone che in assoluto è una delle canzoni meglio scritte, proprio come struttura, come cosa, della storia. E Max, non sappiamo come ringraziarti, è stato proprio veramente una cosa a livello di emozioni che ci voleva dopo un anno difficile come questo. Grazie a te, grazie a Katia, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, insomma di ascoltarci, grazie davvero dell'ospitalità. Grazie allora, a te Max. Max 90, Max Pezzali, Viaggio negli anni 90, meraviglioso, serve dopo un anno così difficile, mi sento proprio di dire. E mi sento anche di salutare Deborah, esatto, e rinnovare gli auguri. Esatto, e spero che mi abbia tenuto il sushi per dopo. Esatto, esatto. Ci vediamo presto, non si sa ancora quando live o sappiamo qualcosa? Non sappiamo ancora niente, siamo nelle mani del destino, ma speriamo di salire presto di nuovo su dei palchi. Ok, sarà, grazie Max. Sarà così. Ciao Max. Grazie a tutti. Grazie a Cucù, grazie a Antonella Cutolo, grazie a Katia Follesa. Ciao baby, grazie Alvin. A domani alle 12 su R101. Ciao.